sono stanco, ma questa penso sia ormai una costante di questo canale. Devo imparare ad andare a letto prima. E che succede? Adesso io vado esattamente al matrimonio. Spero di aver preso tutto, tutta l'attrezzatura, tutte le cosine. Cosa che tremo qua? Ok. Spero di aver preso tutto. Allora, videocamera, obiettivi, microfono, drone, ma altra videocamera, cavalletto, stabilizzatore, questo qua in mano. Cioè, questo penso sia è il primo matrimonio dove utilizzerò questo qua, come al posto che il gimbal grosso e quant'altro. Quindi questo è un test enorme, sto mettendo molta fiducia in questo strumento. Io abituato a cose grosse e a volte bisogna anche sapersi accontentare. I 16 minuti sono a casa degli sposi e stavolta sarà strano perché gli sposi convivono e quindi la vestizione sarà con entrambi e nello stesso posto, quando di solito c'è quel velo un po' di dubbio, chissà come si veste lui, come si veste lei, poi si vedono. Molto bene ragazzi, molto bene. Adesso stiamo andando nell'hotel, nella villa, vabbè, dove c'è il ricevimento e quant'altro. Anzi, prima dobbiamo fare un paio di foto, un piccolo shooting verso Affi, che apparentemente dobbiamo andare nel parchetto dove non ho capito se gli sposi si sono conosciuti o semplicemente gli piace quel posto, però vabbè, dobbiamo fare delle cosine lì. E c'è caldo, 30 gradi ragazzi, mi sono scolato ora una bottiglia di tè perché sennò non si sopravvive. E ragazzi, sono tranquillissimi, a dire la verità, non li vedi per niente agitati. Lui fosse un pochino più agitato di lei, ma normale amministrazione. E io non vedo l'ora di arrivare al ricevimento, così posso finalmente mangiare, perché una cosa bella dei matrimoni è il prosciutto, i panini, il formaggio, insomma tutte queste cose di contorno, che cibo, cibo, voglio cibo, mamma mia. Va bene ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo, quando arriviamo su continuiamo con i nostri vlogghetti. E sono riuscito un pochino a ripigliarmi prima, tutto questo prima di partire per il matrimonio. Qua sono riuscito a fare una lavatrice al volo, però mi sono dimenticato che devo stenderla. E no bueno, bella, bella, bella che è, cazzo, vabbè. E no bueno, spero che passi qualcuno a casa, così magari gli chiedo, perché sennò oltretutto ho fatto il bianco, quindi il bianco si sta troppo bagnato con qualche colore di troppo. Insomma. Vabbè ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo, bacioni. Cos'è, risotto al limone tipo? Io prima per il caldo comunque stavo a Nacciata, stavo morendo. Ma oggi sto bene. Cioè, niente ragazzi, per adesso procede molto bene, stanchino. Ci godiamo un pochino di vino, dai. Oh no. Signori, il vlog di oggi sarà molto tranquillo e allora, siamo ancora qua al ristorante, abbiamo appena finito, penso, di mangiare perché è arrivato il sorbetto, solo che hanno portato un coltello e una forchetta, quindi forse ora arrivano i secondi e il sorbetto era tipo, beh, appena detto, infatti stanno arrivando, li vedo. E ecco, come potete vedere siamo in questo ristorante sul lago di Garda, per la precisione a San Zeno di Montagna. Prima c'era il soletto, adesso ci sono le nuvole, c'è un'afa allucinante, quindi non il massimo, video. Questa è la situazione, questo è il cielo, speriamo che non inizi a piovere. Vabbè, che ho già fatto tutto quello che dovevo, però comunque non sarebbe il massimo. Detto questo, non so neanche perché ho gli occhiali da sole, e detto questo, tra qualche oretta finisco, poi devo tornare subito a casa, prepararmi e andare a lavorare nel successivo posto. Quindi sempre, sempre di corsa ragazzi, sempre una vita avventurosa.
E noi come al solito ci aggiorniamo dopo. Questo vlog richiederà un pochino più tempo del solito, perché c'è tutta anche la fase di colori che devo analizzare, perché sto registrando il log, quindi colori molto spenti, molto grigi, poco contrasto, cosa che io di solito evito, ma il risultato è più professionale, quindi in questi casi mi tocca, visto che sto usando questa videocamera per fare tutti i grandangoli. Comunque, niente ragazzi, guardate qua che zona bella. Allora, finito di lavorare, adesso torniamo giù in the city, che devo andare diretto a lavorare dall'altra parte. Guarda, mai avuto un matrimonio del genere, mai assistito a una roba del genere. Allora, ci tenevo a fare un commentino molto molto al fly. Io sono 8 anni che faccio video di matrimoni. Sì, 2016. E 8 anni abbondanti, sì. Cosa succede? Io non ho mai assistito a un matrimonio così divertente, bellissimo, però no. Morto. La gente non aveva voglia di ballare, non aveva voglia di cantare, tutti zitti in silenzio, e hanno fatto il gioco delle sedie, delle scarpe, una roba più cringe di quella, come è stata, diciamo, eseguita e quant'altro. Proprio non non mi ha emozionato. Cioè, per carità, divertente, poi diciamo, se dovessi riassumerlo, un matrimonio alternativo, decisamente alternativo, perché non c'era il ballo tra gli sposi, ma hanno fatto una battaglia con le spade laser, con anche testimoni di mezzo, e cioè, ci sta, nel senso, se si sono divertiti, meglio per loro. A me non era mai capitata una cosa del genere, quindi sicuramente è un'esperienza, ma ne parlavo anche con i musicisti, con l'altro fotografo, molto, cioè, particolare, e la situazione molto molto morta, semplicemente molto morta, perché non c'erano i musicisti bravissimi che cantavano, che suonavano, e tutti lì ad ascoltare, nessuno in piedi a ballare, cioè doveva essere il momento di festa, tutti seduti, situazione strasmorta, no, vabbè, insomma, un matrimonio alternativo, diciamo così. E caboia, ce la facciamo? Niente, adesso devo smettere di filmare con questa videocamera, perché mi serve per il prossimo lavoro, e purtroppo non posso tornare a casa a salvarmi l'eclipse, quindi ce la facciamo durare. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, finito di lavorare, sono stanco morto e ora vado a letto. Bevo un po' di acqua e vado a letto, cioè sono dilaniato. Domani mattina vado a fare una colazione con qualche amico e tra 7 ore devo essere già lì al bar. Quindi, mamma mia, non si finisce mai, ragazzi, non si finisce mai. Detto questo, e voi ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, la notification, e noi ci vediamo domani per un prossimo video. Ciao!